Allora, innanzitutto grazie a tutti. Oggi giornata, vabbè, come sempre, piena di iniziative, c'è l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Politecnica, no, con ben 2 mesi, però noi parliamo di un'iniziativa molto importante che ogni anno si ripete, che coinvolge la nostra regione da ormai da diversi anni come, diciamo, protagonista di un evento appunto importante perché intanto se diamo subito un dato, nell'ultimo, nel 2022, l'export del vino marchigiano è aumentato del 25%, quindi già solo questo dato sta a significare quanto per noi la produzione di imprese, l'impresa che si muove intorno al vino rappresenta diciamo, un punto di traino per tante altre cose. Perché con il vino si muove tutto il territorio, con il vino noi riusciamo anche a parlare, a raccontare del nostro territorio. Tant'è che noi presenteremo a Verona anche, che sarà il punto di partenza, presenteremo la legge e diciamo, i risultati del progetto che riguarda l'enoturismo, ovvero quella legge che abbiamo fortemente voluto per rendere le nostre cantine protagoniste di una narrazione, protagoniste di un turismo che guarda anche all'esperienza, alla possibilità di conoscere non solo il sapore del vino, ma il luogo dove appunto il vino nasce, si produce, quindi la storia di fatto di un territorio, la storia delle nostre nature. Quindi il vino è trainante per tante altre cose che si muovono intorno al vino. Questo è l'aspetto fondamentale. Quindi non è solamente un valore di per sé importante, ma è tutto quello che si muove intorno al vino. Quindi io qui intanto presento l'avvocato Ottoni, che è il presidente dell'AMAT, l'AMAT ex Assam, e con il direttore Andrea Bordoni, anche perché loro ovviamente si occupano come AMAT degli aspetti legati alla biodiversità, legati alla ricerca, quindi sia sul vino, di nuovi vitigni in particolare autoctoni, ma anche in questo caso per l'olio, perché oltre, sapete che a Vinitaly c'è anche una sezione ovviamente meno conosciuta, meno probabilmente anche importante, che però è dedicata anche all'olio. E loro hanno una serie di iniziative, e poi lascerò la parola al Presidente Rotondi. Alla mia destra c'è la dottoressa Francesca Severini, del Servizio Agricoltura, che si occupa, responsabile in modo specifico di questa azione riguardante il Vinitaly. Poi abbiamo i due consorzi che rappresentano i produttori dei vini della nostra regione. Giorgio Satini, che è il presidente del consorzio tutela dei vini di Ceni, e Centocanti, Antonio, giusto, Antonio Centocanti, che è il rappresentante nel direttivo vicepresidente dell'IMT, appunto il consorzio diciamo, è un po' diviso geograficamente, no? È dei vini del centro-nord, mentre quello dei Piceni è vini centro-sud. C'è anche il direttore Armando Faccioni del Consorzio Tutela Vinice. Allora, un po' questa squadra che attraverso una serie di iniziative appunto rappresenterà le marche in questi 3 giorni. Altri dati veloci, poi lascio a loro la parola. Di fatto rappresentiamo simbolicamente le 11.000 imprese marchigiane attive nel settore, sono 18.000 gli ettari di superficie vitata e con una produzione che supera abbondantemente gli 800.000 ettari, una produzione annua. Come vi dicevo, l'export quest'anno del 25, anzi del 26, praticamente 25, no, 26% in più rispetto all'anno precedente, parliamo ovviamente dati al 2022,
ci presentiamo con 20 denominazioni DOP e un'indicazione vinicola IGT, quindi diciamo con una bella squadra di vini con denominazione. Vi conoscete dal Verdicchio, al Rosso Piceno, al Pecorino, al Biancherio, insomma abbiamo una serie di vini che ormai si stanno attestando nei mercati più importanti. Come vi dicevo, ci sarà una parte anche con dei buyer, tre appuntamenti. Abbiamo coinvolto dei buyer del Portogallo, della Cina e poi un gruppo Europa che è composta da Europa Centrale, Austria, Olanda, Francia e Svizzera. Poi c'è anche un incontro con dei buyer canadesi. Quindi, ricapitolando, portoghesi e inglesi, scusate, ma avevo saltato anche inglesi, britannici diciamo, portoghesi e inglesi, cinesi, austriaci, olandesi, francesi, svizzeri e canadesi. Questi sono i buyer che saranno presenti in questo grande spazio, chiamiamolo stand, ma è riduttivo. Quest'anno l'abbiamo rinnovato insieme ai consorzi, in pratica c'è una terrazza con sotto anche ci sarà un'esposizione, una piccola esposizione che però uniamo sempre un po' la cultura con la parte diciamo più di attrazione, chiamiamola turistico enogastronomica, però la cultura è sempre, diciamo, rappresenta perfettamente sempre le nostre marche, anche come diciamo elemento qualitativo di comunicazione. Altro aspetto, e chiudo, è la parte del bio. Noi come Regione Marche ormai ci attestiamo come una regione che ha sposato la cultura biologica sia nella diciamo agricoltura in generale, voi considerate parentesi, noi come coltivazione agricoltura abbiamo il 25% della superficie regionale ormai a coltivazione biologica, considerate 24 qualcosa, considerate che l'Europa ha posto come obiettivo il 25% entro il 2030. Siamo nel 2023 e noi praticamente ci mancano 0,1 per capirci, quindi siamo abbondantemente all'interno dei parametri europei, per una volta tanto, no? Perché spesso diciamo non dobbiamo raggiungere, noi praticamente ci siamo con 7-8 anni d'anticipo. E nei vini la situazione è praticamente simile, perché io adesso non ricordo, il dato dovrebbe essere il 35%, sì, dovrebbe essere il 35% di superficie vitata regionale bio, con delle punte altissime al sud, delle Marche, la provincia di Ascoli, di Fermo, che arrivano quasi al 50%, che sia tra le più alte, se non la più alta d'Italia. Proprio tra Ascoli e Fermo, anzi, senza io credo si possa dire che la più alta d'Italia di superficie bio dei vini. Considerate che il 36% regionale, media regionale, ci pone come seconda regione d'Italia per superficie vitata. Quindi se siamo la seconda regione. Siamo la seconda regione d'Italia per la superficie vitata. La Calabria, vedo? Calabria. Siamo alla seconda, mentre come province di territorio Ascoli e Fermo la prima in Italia, che è quasi il 50%, 49%, credo. Quindi ecco, ci sono dei bei dati, delle belle indicazioni che ci porteranno appunto ad affrontare proprio questi tempi, in modo particolare l'enoturismo, perché diamo questa funzione al vino anche di attrattore turistico legato anche alla narrazione del territorio, come dicevo prima, il biologico, perché comunque ormai è un punto di riferimento che tra l'altro lo dico che si racconta anche bene, che comunque è diciamo l'agricoltura sostenibile, quindi ormai sono dei parametri, appunto come dicevo prima, ci chiedono l'Europa, ma stanno andando anche il gusto e l'attenzione globale sta andando verso proprio questi temi. E niente,
detto. E poi c'è il discorso anche dell'agricoltura sociale legata anche al vino, perché ci sono, ne parleremo, delle esperienze importanti dal punto di vista anche di inclusione sociale, di sensibilizzazione a determinate tematiche che ruotano intorno a tutto un, diciamo, una programmazione che nasce con l'agricoltura, con il vino e i servizi dell'assessorato all'agricoltura a livello non solo locale ma anche nazionale e internazionale, ma ne parleremo in modo specifico appunto a Verona. Io ho finito, se il Presidente dell'ANAP ci dice qualcosa. Sì, volentieri. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio l'assessore per la presentazione, per l'opportunità che viene data ad ANAP. Avvocato Rotoni. Marco Rotoni, Presidente ANAP, che sarebbe l'ANAP. Agenzia Marche Agricoltura e Pesca. Noi siamo la trasformazione dell'Assam. No, questo ho capito, ma allora Agenzia, Marche Agricoltura e Pesca. No, perché E quindi Esatto. Ringrazio l'assessore per l'opportunità che dà l'agenzia e questa collaborazione importante, perché ecco, ANAP fa il suo esordio a fianco della Regione Marche nell'organizzazione di questa sezione di Vinita che è Solar Food, dove i nostri prodotti agroalimentari avranno l'opportunità di mostrarsi e di catturare naturalmente l'attenzione dei visitatori della mostra. E naturalmente qual è il nostro ruolo? Sarà quello di portarli in un percorso sensoriale che faremo naturalmente con le nostre migliori qualità e risorse umane e il nostro know-how, tutta la ricerca scientifica che prima Assam, oggi Amat stanno mettendo sul campo appunto proprio per valorizzare questi prodotti. Stiamo parlando naturalmente di oli varietali, stiamo parlando di biodiversità e lo faremo naturalmente cercando di trovare una sintesi gustosa, perché ecco, dovremo cercare di dare il gusto delle marche, quindi il nostro ruolo sarà naturalmente di primo piano, perché tra tante occasioni, tra tante realtà regionali, noi dovremo proprio spiccare per accompagnare il turista da Verona e portarlo in maniera suggestiva nelle nostre marche, lo faremo con i nostri migliori prodotti, naturalmente come dicevo prima, con le nostre migliori qualità, quindi saremo naturalmente sui tavoli tematici degli oli, saremo sui tavoli tematici dei vitigni sostenibili, naturalmente su questa frontiera sta sviluppando uno studio importante sui vitigni resistenti e quindi dare naturalmente nuove possibilità naturalmente alle nostre aziende di sviluppare prodotti naturalmente sostenibili e attraenti per il mercato. E quindi dovremmo essere quella nota di attenzione e di curiosità che tutti fuori dovranno porre dopo aver visitato naturalmente lo stand imponente della Regione Marche sul Made in Italy, e poi saremo noi ad attenderli con questo percorso suggestivo ed immersivo nei prodotti del gusto della Regione Marche. Quindi per noi è un bel banco di prova, abbiamo grande entusiasmo, voglia di far bene e di iniziare naturalmente una collaborazione fattiva con tutti gli operatori che vorranno dare mostra di sé negli interessi, nella valorizzazione tutta della Regione Marche. Quindi per noi è un buon banco di prova, è una frontiera, un orizzonte che AMAP si prefigge di percorrere naturalmente a fianco della Regione Marche e dell'assessorato all'agricoltura. Su questi più puntuali appuntamenti di questi 4 giorni a Verona sarà il dottor Bordoni a essere illustrativo. Grazie. Sì, diciamo che è veramente una prova, ma una bella prova, perché questo percorso noi lo facciamo con anche con Food Brand Marche, quindi con il consorzio che rappresenta un po' tutte le aziende, tutte le associazioni dei prodotti bio e prodotti di qualità del territorio del Marche. Quindi faremo anche delle degustazioni che sono sempre molto apprezzate, degustazioni di oli, degustazioni di formaggi, degustazione di salumi, ci sarà anche il prosciutto di Carpegna, come la caciotta del vino, no? Che sono un po' le nostre top come il fiore all'occhiello.
Poi un'altra cosa è che rappresenteremo un po' i nostri oli, gli oli monovarietali del, diciamo, del nostro territorio, e non solo, perché le Marche, come ormai da tempo, sono un po' il capofila sugli oli monovarietali a livello italiano. E pensate che faremo anche una rassegna degli oli monovarietali nelle Marche alla Badia de Fiastra nei primi giorni di giugno. Quindi ecco, le Marche ospiteranno anche gli oli monovarietali. Per quanto riguarda il Sole Agri-Food, la biodiversità sarà protagonista con dei percorsi della biodiversità che ci porteranno a scoprire dei tanti prodotti, anche diciamo di nicchia, che sono ovviamente piccoli prodotti ma che hanno un valore eccezionale per quanto riguarda il territorio e l'ambiente, ma anche per i nostri agricoltori che nelle loro aziende possono promuovere, far conoscere e soprattutto far assaporare i loro prodotti, che sono fantastici. Da voi lo sapete, vanno dai carciofi ai legumi, mais per fare la polenta, cioè tutte queste, fino ad arrivare anche ai prodotti della carne con diciamo altri tipi di animali, ad esempio il bonito. Quindi ecco, una sfida importante che ci vedrà protagonista insieme alle aziende marchigiane. Sì, allora, grazie Bordoni. Allora, passando la parola ai consorzi, organizzate voi di parlare prima, allora, solamente per ribadire un passaggio che non ho prossimamente sfiorato. Allora, ci saranno circa, in generale, le marche saranno rappresentate da un centinaio di aziende, okay? La metà di queste saranno in collettiva, la metà invece si muovono autonomamente con dei propri stand. Le 50 in collettiva ci sono gestite dai due consorzi e, diciamo, rappresentano un po' le più piccole, o comunque quelle che muovono, diciamo, i primi passi, chiamiamoli così, prima di eventualmente fare il salto per poi un diciamo stand autonomo personalizzato. Questo perché, appunto, anche per quel concetto, appunto, di accompagnamento che la regione fa ai consorsi, insieme ai consorsi di accompagnamento, no, alle aziende che appunto lentamente cercano di avere uno spazio poi nel tempo, nel mercato ancora più importante. Come, scusi? Sì, sì, però non so se ce l'abbiamo qui, sicuramente io ho quelle della collettiva. Posso interrompere anche un attimo? Quando è stata l'ultima volta che c'è stato in Italia? È stato fatto l'anno scorso? Sì, lo scorso anno, sì. Poi c'era stata l'intervista. Avete preso più o meno il quadro, cioè avete cambiato location? No, però abbiamo rinnovato. Lo stand è lo stesso e l'area è identica. E il quadro quanto il nostro territorio? Mi pare che sono circa 1000 metri quadri. Peraltro è interessante perché storicamente quello è diventato un po' il padiglione Marche, cioè il percorso, diciamo, funzionale che dall'area della collettiva Marche poi sono arrivate anche gli stand delle cantine più importanti. Quindi è interessante perché effettivamente è quasi un padiglione riconosciuto come padiglione delle Marche. Si tratta una cosa interessante, scusate, lascio la parola a voi, è che nella terrazza è possibile fare cose abbastanza unica, direi, è una degustazione libera, per cui i visitatori possono autonomamente fare per dimostrare. Non è a pagamento oppure? Non è a pagamento, ma comunque libera, perché la degustazione non viene accompagnata da sommelier o dalle imprese, ma possono autonomamente, leggendo le schede tecniche dei vini, assaporare i vini in un percorso libero. Quindi, diciamo, risponde un po' all'esigenza di qualche visitatore, operatore o no,
che è interessato, ma insomma preferisce una degustazione libera. Questa, che conferma voi, è stata una, diciamo, un'idea molto apprezzata e anche abbastanza originale. Assolutamente. E permette anche di ampliare ulteriormente la gamma dei vini marchigiani che viene proposta, tra quelli delle cantine presenti, anche prodotti diversi. Quindi, diciamo, è una gamma sempre marchigiani. Sempre marchigiani. Questo noi collettivo. Allora, Centocanti, sì, prego, vicepresidente. Sì. IMT, che è il consorzio, sì, quello 106 aziende marchigiane, che stanno a finita di un nuovo stand rinnovato, senz'altro dovrebbe funzionare finalmente. La metà, una cinquantina di aziende sono nella collettiva, le altre sono fuori. C'è questa terrazza con 205 vini di tutte le aziende, sia quelle che sono nella collettiva madre, sia quelle fuori, di tutte e 20 le DOC, con relative scale tecniche, e dunque sarà un momento importante di degustazione per tutti quanti. C'è un ricco programma anche di appuntamenti nella terrazza, di convegni che si sta sistemando bene o male tutto quanto. L'Istituto Marchigiano della Vini ha organizzato una degustazione dei due verdicchi Iesi e Matelica, le anime del verdicchio di Iesi e Matelica, anche in funzione dei nuovi disciplinari che stanno andando in porto, dove metteranno in primo piano soprattutto il territorio, dunque diciamo la tipicità del prodotto in base al territorio. Il verdicchio è quello che identifica in modo principale le marche, e dunque quest'anno, visto anche in funzione di questi nuovi disciplinari, faremo anche questo convegno. È un momento importante, perché non è un momento congiunturale per il vino, non eccezionale. Comunque il Van Italy è un'opportunità di allargare i mercati, ne abbiamo assolutamente bisogno. Questo ovviamente per sostenere il prezzo, e soltanto allargando i mercati si può fare questo. Il mondo del vino ha sempre bisogno, non dovremo mai smettere come cantine di fare promozione, marketing e comunicazione. Saremo condannati a farlo sempre. Nel venire diciamo che è un momento per noi molto molto importante. Si riparte il secondo anno dopo il Covid, c'è tantissima fiducia, le aziende, nonostante i costi energetici eccetera, il potere d'acquisto che è sceso, tutto quanto, comunque credono molto in questa fiera, partecipano in gran numero, e diciamo speriamo che sia una fiera importante per tutte le marche. Allora, Giorgio Savini, presidente del consorzio. Sì, grazie assessore. Cosa continuo a vedere? Antonio non mi ha lasciato niente da dire, perché i numeri sono quelli. Siamo molto soddisfatti. Guarda, il nostro consorzio è il numero più alto sicuramente degli ultimi anni, sono 31 aziende, tra dentro e fuori collettiva. Quindi è un numero importante. Il consorzio si è speso molto per fare questa azione, questo in Italy, sia dal punto di vista organizzativo, che comunque è un impegno per tutto il nostro consorzio, dal direttore, dalla segreteria, l'ufficio di progettazione, non per ultimo la Regione Marche. Si è speso anche dal punto di vista finanziario, perché noi dobbiamo tecnica del consorzio, ma la cucinetta finanziaria delle aziende, le aziende anticipano soltanto, pagano soltanto il dovuto, quello che anticipa la Regione, lo anticipa in realtà il consorzio, in attesa può essere liquidato con i tempi di quelli che saranno. Di questa azione ci ha permesso, cioè siamo riusciti a mantenere nel tempo il numero delle aziende che ci hanno, cioè sono riusciti entrambi, ma da noi particolarmente. Io ricordo che inizio ricordavamo 13, 15, 20 aziende, quindi ci hanno fatto un bel po'. Oggi deve essere 31, l'anno della, non dico ripartenza perché è stato l'anno scorso, ma l'anno del consolidamento, sono numeri importanti, con costi comunque sei importanti. Come detto appunto Centocanti, come che sono che non mi settori sono stati, molte aziende rischiavano anche di evitare di fare queste fiere, proprio per abbassare i costi. Fortunatamente hanno capito che non si può limitare la promozione, che è fondamentale farsi conoscere ed essere sul mercato. Il mondo delle fiere è comunque cambiato, non sono più fiere da contratti, ma sono fiere da contatti. Sembra uguale, ma è molto diverso. Oggi si va lì perché il tuo consumatore, il tuo appassionato, chi sia, ti cerca, ti vuole vedere che sei lì. Poi il contratto si farà in secondo anno con molta calma. Però l'esserci è fondamentale, e queste nostre aziende ci vedono, ci hanno creduto e ci credono. Riguardo le nutrite manifestazioni che faremo al Vin Italy, riguardo alle regioni,
il consorzio presente su tre, una in particolar modo è quella che abbiamo fatto uno studio, un'azienda specializzata, quello che è l'impatto dei nostri vini nell'ottica del consumatore finale. Quindi tutti i miei vini sono del filo pecorino, del filo passarina, del nostro vicino in Palermo, per capire chi siamo e dove stiamo andando. Quindi per non muoverci proprio al buio, ma per capire eventualmente anche le difficoltà che ci sono e bene che vengono al pettine, in modo tale per poter migliorare sempre di più. Questo è quello per noi l'evento centrale. E gli altri tre importanti eventi sono quelli che ci ha organizzato la Regione Marche, quello con i buyer, i tre settori, quindi Portogallo, come diceva l'assessore, Portogallo, Inghilterra, America, Finlandia e Cina, Europa, per fare la sintesi. È importante perché lì le aziende hanno l'opportunità di farsi conoscere personalmente. Chi non è a quelle discussioni farà il nostro settore, il nostro consorzio, altre manifestazioni, altri punti di contatto. Tutte e 31 le aziende sono state comunque soddisfatte, ognuno ha il loro piccolo momento di importanza, tutte quante, non per ultimo la Terrazza Marche, che è oramai una consolidata formula, molto apprezzata, come diceva la dottoressa Severini, il buyer vero che vuole assaggiare senza controllare gli altri, il vino liberamente senza il gufo del produttore, il persona che gli dice il mio è buono, li può scegliere, può degustare liberamente. Poi nell'animato più totale, perché è al secondo piano, quindi i produttori non vedono che assaggia, poi scende, è capitato personalmente nella mia azienda, tantissime aziende, scende sul tetto di cerca e si parla, si instaura il rapporto. Questa è una formula che siamo gli unici, all'interno di Unite, ad averla. E prima diceva il discorso dell'assessore o presidente, questo grande padiglione, questo grande stand. Stand sono 900 metri quadri, è una questione storica da anni, lo stand numero 7, perché si ricorda il mondo, che sto sempre facendo, sono sempre state le Marche. È cambiata la numerazione 15-20 anni fa del padiglione della fiera, ma noi siamo stati sempre lì. Ed è, per chi non è mai stato al Ministero, veramente centrale. Non è né vicino alla porta né vicino all'uscita, né all'estremità, proprio centrale rispetto alla mappa e quello stand della Regione Marche. Ci ha caratterizzato, noi siamo sempre lì. C'è anche le Marche, viene lì. Questo è un punto fermo, perché il consumatore, soprattutto il consumatore, sa dove trovarci. Abbiamo sempre quella formula dello stand, consigliare questo grande quadrato al centro del padiglione, bellissimo, quest'anno è nuovo, abbiamo cambiato colore, sono 10 colori, ci vedete tutte queste sere lì. Abbiamo studiato insieme con la Regione in primis, le ricadute dei consorzi, abbiamo studiato questo nuovo padiglione, aspettiamo. Scongiuri un bel Vintari, confidiamo tutti in un bel Vintari quest'anno. Dunque, Vintari è la 55esima edizione, ma anche da quanti anni partecipano, non ve lo ricordate? Dall'inizio, da 55 anni. Volevo sottolineare anche il ruolo fondamentale della Regione Marche, perché oltre a fare il bando di promozione dove ci aiutano, ma tutta l'area è pagata direttamente dalla Regione Marche, dunque le aziende se non avessero questo aiuto forte da parte della Regione sarebbe quasi impossibile per i costi partecipare. Dunque ecco, ringrazio soprattutto per il ruolo della Regione che crede fortemente, soprattutto le Marche si sta spostando tanto anche nel settore dell'agroalimentare, ecco, diciamo che è fondamentale il contributo, quello che fa la Regione, pagando tutta l'area e poi con un bando promozione sostenendo le imprese in tutto quanto il resto, nell'allestimento, lo stand e tutti quanti gli altri costi. Dunque diciamo che questo è assolutamente fondamentale, perché già così insomma abbastanza per qualche piccola azienda è complicato essere presenti, se non ci fosse questo aiuto sarebbe proprio impossibile. Però comunque è un mondo che sta camminando, sta evolvendo, il mondo dell'enoturismo, ci sono 4 milioni di italiani che girano per cantine, 4 milioni di italiani che girano per cantine, dove sta diventando legato molto al turismo e per noi è fondamentale che le Marche vengano conosciute. Il tantam è il sistema di promozione più importante e dunque su questo dobbiamo essere pronti e dobbiamo andare avanti assolutamente. Questo anche per le zone dell'entroterra, le più svantaggiate, perché ormai sta scivolando un po' tutto, no?
zone con meno infrastrutture, ma le zone interne sotto questo aspetto possono avere dei grandi vantaggi economici, dunque assolutamente, dunque diciamo che poi comprende non solo il vino ma tutto il mondo dell'agroalimentare, dove le Marche è una regione di eccellenza, sono presidente del Istituto delle Marche, non è una regione che compete sulla quantità ma assolutamente sulla qualità, dunque lì ci possiamo assolutamente andare a confrontarci con grandissimi risultati. Abbiamo bisogno di aumentare il valore del prodotto, questo per un cambio generazionale, per quello che sta succedendo, i costi eccetera, però la strada secondo me è quella giusta. No, io volevo aggiungere, proprio per trasparenza e esattezza anche dei dati, che l'operazione di Italy in totale tra regioni e consorsi stiamo sugli 800.000 euro, cioè sono tra tutto, diciamo, tra tutto, cioè pacchetto proprio completo, il sistema delle aziende, lo stand, le iniziative, è sugli 800.000 euro, tra regioni e consorzio, dove all'interno ci sono anche i fondi, ovviamente quelli che ci danno di lavoro, come TSR, promozione, che sono, diciamo, quanto la regione investe 400.000 euro direttamente. Qui ci sono altri 400.000 euro dei consorzi, il 70% è attraverso PSR promozione. Insomma, sono cifre importanti che però sottolineano proprio la volontà di un settore nel quale arriviamo tutti. Anche questo aumento dell'export, insomma, giustifica anche. No? Esattamente. Non male, c'è un ritorno su questo. Esattamente, cioè sono investimenti che hanno un lavoro giustificazione e poi dei risultati. Si continuerà a lavorare per quanto mi riguarda nei prossimi anni, seguendo assolutamente lo stesso, diciamo, indirizzo, anzi se possibile. Anche un settore secondo me ancora più da potenziare. L'ultima cosa, mi sono dimenticato, come consorzio a supportare l'evento in Italia, comunque diceva l'assessore, per i consorzi è comunque la fiera principe. Ok, noi quando abbiamo organizzato le sequenze di vita, le nostre aziende sono tornate la settimana scorsa, lunedì, dal ProGuani, sono due fiere più importanti. Poi sono tutte le altre satelliti, non meno importanti, ma sicuramente più piccole. Ecco, il consorzio, il nostro consorzio, abbiamo fatto, stiamo facendo adesso, sta andando adesso una campagna radiofonica su tutti i canali RAI, Radio RAI, Rai 1, Rai 2, Rai 2, Rai 3, e i Sorali sui nostri vini, invitando il consumatore venire proprio a provarci. Abbiamo utilizzato questo termine, venite a provarci, non a trovarci, venite a provarci al Vinitaly, per farvi capire quanto è importante per il nostro consorzio, per il consorzio in genere, questa fiera, questa possibilità di contatto. Io non ho capito niente, confusione proprio. Altro ci sono degli stand di... C'è un padiglione, c'è un padiglione, c'è un padiglione, c'è un padiglione dedicato all'odio. Termine che si chiama Sol e Arifuse, cioè, ma sempre dentro quello del marco, sì. Oppure no, 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 cioè, nel Vinitaly è diviso in due zone, cioè Sol Arifuse, dove c'è olio e prodotti di qualità, e poi c'è tutta la parte ovviamente molto molto più grande, che è quella del vino, quei famosi vini di quadri, esattamente, conosciuto fino in Italia, poi è stato contributo a tutte e due, ma gli appunto no. E c'è la, c'è anche se si dice di sposta la AMAP fa parte, cioè è un all'interno, è ente strumentale della regione, quindi c'è la parte proprio, mentre i consorzi sono all'esterno, l'AMAP è come si dice, sì, come faccio della regione, sono anche in tutti, sono 165 metri quadrati, però c'è olio e poi prodotti di qualità, e come ha detto il presidente del Food Brand Marche, questa è proprio la qualità, l'eccellenza, il territorio e la biodiversità da rappresentare come un'altra. Il vino è un po' un driver, no? È un po' qualcuno che già accompagna tutti gli altri prodotti. L'elemento trainante. Sì, ma poi non c'è nessun prodotto come il vino nell'agroalimentare che è tipico un territorio. Nessuno parla di vino, pensa alle Marche. Ma è vero che è più venuta al mondo? Adesso non ci arriviamo. No, ha sentito anche cose di questo genere. Diciamo che in crescita sta andando bene, ma tutti i vini marchigiani, quindi la loro identità,
anche se abbiamo, siamo molto frammentati per i DOC, per una regione come Marche sono veramente tante, però comincia ad avere una sua vera identità, insomma, il vino partigiano. E soprattutto il consumo del vino si sta spostando anche sui vini bianchi, per dire che il vigno autoctono italiano, la vacca bianca più importante d'Italia, dunque questo logicamente favorisce anche un po', no? Questo discorso. Adesso però che sia il vino, diciamo, ci piacerebbe tanto, ci piacerebbe tanto, ci piacerebbe tanto, ma questa è una mezza fake, però diciamo, allora io voglio scusami, così finiamo, no, l'ultima cosa è che ci saranno, come vedete, è stata messa in cartella tutta una serie di eventi, iniziative, però che è la novità di quest'anno, cioè non abbiamo detto forse la scorsa, non c'erano gli eventi. Quindi tutti questi incontri che voi vedete, che avete in cartella, la presentazione domenica che si parte con l'Enoturismo del Marche, che è un po' l'evento blu, senza nulla togliere agli altri, ci sarà presente anche il presidente Acquaroli, con i presidenti dei due consorzi, il direttore dell'ATIM, eccetera. Ecco, questo è il primo, però come vedete ce ne sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20. Quindi voglio dire, da 0 a 20 penso che sia un... E questa la novità è un nuovo stand, gli eventi che non c'erano, ci sono 20 eventi, questo dato sull'export che ci fa ovviamente, ci dà stimolo di lavorare ancora di più per il vino, questi sono più anche le statistiche appunto che vi dicevo, tipo quella del biologico, eccetera. Insomma, queste sono giusto, dottoressa Severini, giusto? Come? Gli aspetti che citava prima, biologico e culturale. Sì, sì, sì. Questi sono, diciamo, gli elementi. A livello proprio organizzativo, logistico, la novità è questo, nuovo stand, 20 appuntamenti, non so, l'AMAT, le volte c'era, si passa molto. Sì. No, diciamo che quest'anno giochiamo un ruolo, diciamo, più importante, perché possiamo illustrare, come dicevo prima, il gusto dei prodotti attraverso proprio lo studio che AMAP e ALSA hanno fatto in questi anni. Quindi, diciamo, per noi è un momento di espressione importante, quindi va bene? Benissimo, grazie. Grazie a voi.